Amici ed amiche all'ascolto della visione di Ready Big Music, diamo il benvenuto a Maria dei Middle Disaster. Ciao! Ciao, ciao a tutti! Che bello. Come va? Bene, voi tutto bene? Ma sì, dai! Mettiamola così, mettiamola che ci va bene, no? Dai, diciamo che va bene così. Purtroppo la musica rimarrà un po' danneggiata, però... È vero. Vabbè, però devo dire che al giorno d'oggi è possibile anche farsi sentire in altri modi. Noi infatti siamo attivi comunque sui nostri social, perciò lì ci siamo, ecco. Allora guarda, ti faccio una domanda che facevo ad aprile o marzo dell'anno di questo 2020, cavolo, stavo dicendo dell'anno scorso. Ed è, ma che differenza c'è per voi artisti magari fare un concerto in streaming confronto a magari fare un concerto dal vivo veramente, cioè vedendo le persone? Cioè è più bello vedere i followers o le persone? No, indubbiamente è più bello vedere le persone, il calore che il pubblico ti dà quando si agita, oppure i nostri concerti quando si foca, quindi è veramente diverso rispetto ai followers. Poi noi non abbiamo fatto dirette proprio perché vivendo separati non abbiamo avuto modo di vederci tutti insieme, né tantomeno siamo così, cioè nel gruppo abbiamo due informatici, premetto, e io sono quella che si deve occupare di fare le cose, i video, cioè ma ti pare mai possibile? Beh, è logico, no? No, cioè non è logico. Dico, ragazzi, potete farla voi questa cosa? No, sono in call, fanno gli importanti e quindi io alla fine devo fare tutto. Quindi, mo, vabbè. Però appunto, diciamo che noi nel lockdown, per la verità, sono andata pure bene perché abbiamo trovato la nostra etichetta discografica e quindi abbiamo... abbiamo concluso un contratto con loro, quindi il nostro lockdown siamo soddisfatti per questa ragione, ma per il resto abbiamo suonato poco, ci siamo giusto, cioè ci sentivamo ovviamente tutti i giorni come al solito, però non proprio a livello creativo e anche a livello interattivo non c'è stata tanta musica, ecco. Purtroppo è così. Senta. Ma quando si poteva suonare, ecco, cosa vi manca di quell'emozione, ecco, mettiamola così? Ma guarda, ma l'adrenalina che hai quando sali sul palco, interagire con il pubblico, vedere che al pubblico piace quello che suoni, che nei nostri casi il pubblico erano i nostri amici, quindi i nostri parenti, non è che abbiamo questo pubblico esteso che possa comprendere persone diverse da quelle che non conosciamo, però comunque era bello, poi spesso capitava che magari pogavano, capito? Cioè era proprio quel calore che ti davano mentre tu stavi sul palco, poi le battutine, io cercavo sempre di far accoppiare il batterista perché dicevo ah, che single, dicevo ragazzi c'è qualcuno interessato a questo batterista? E ci provavo ogni volta, però mi sa che è andato sempre male, però se fosse ancora single, guarda, ti faccio fare l'appello allora, magari. Sì, ma ti prego, fagli un appello perché ancora single, questo non ce lo leviamo dalle scatole, ci rimane così zitello, cioè che poi è pure un bel ragazzo, però sai, lo dico per le nostre amiche ascoltatrici che magari non hanno modo di vederlo, però se volete andare a cercare su Facebook o Instagram potete vedere la sua faccia. Non lo so, Luca, aiutaci. Ti faccio fare anche gli appelli radiofonici, no? Perfetto. Adesso invece ti chiedo di parlarci invece del vostro ultimo lavoro, del vostro ultimo singolo. Giuccerri. Allora, è carina, la premetto che a me piace, ma vabbè sono di parte. veramente ha già 2 anni Spicciare in tutto ciò, l'abbiamo scritta 2 anni fa, nasce da una sorta di riff del bassista Daniele, che poi è stata arrangiata da tutti quanti per essere adattata più che altro alla mia voce, perché lui fa queste cose super complicate, che poi di base in realtà sono molto più semplici, suonate più, diciamo, di getto e senza fronzoli intorno, ecco. Sì. E, diciamo la caratteristica, se si può dire così, di questa canzone è questa base reggaeton che accompagna un riff di chitarra appunto rock, e quella è stata frutto di
quel batterista sempre di cui parlavamo prima, che diciamo più che altro soprattutto della disperazione, perché lui ogni volta era da, non lo so, da un po' di tempo che quando facevamo le prove, mentre noi montavamo gli strumenti, lui sedeva alla batteria e ci accompagnava con questo ritmo reggaeton, che lui dice, ah, forte, carino la prima volta, la seconda volta dici, vabbè, diciamo carino anche però, anche meno, dalla terza in poi dicevo, va però, a calma. E quindi allora gli abbiamo detto, vabbè, a questo punto se proprio vuoi farlo, fallo su un brano che ti ispiri di più. Quindi lui ha costruito questa batteria reggaeton un po' particolare, anche tutta la ispirazione appunto, e questa è la strofa. Poi c'è il ritornello un po' più grancio, insomma, musicalmente parlando è un po', è composta, quindi ascoltatela e poi diteci cosa ne pensate, se è una follia oppure se può andare bene. Esatto, e se vi piace, appunto, alle donne invitiamo a guardare il profilo del batterista. Soprattutto, mi raccomando, Fabrizio, scrivimi. A proposito di social, ti chiedo dove possono seguire tutte le vostre informazioni? Le nostre informazioni, allora, per sentire le nostre canzoni siamo su Spotify e su YouTube. E lì Sì. c'è sia Svizzeri che il nostro altro singolo, Firing Her Veins. Altrimenti, per vedere la faccia del batterista, ragazze, potete andare o su Facebook alla pagina Meet and Disaster oppure su Instagram cercando il profilo Meet and Disaster. Sembra tipo la televendita, no? Sì, però mi sa che non sono molto brava a vendere perché risultati zero, però io ci provo. Dai, bisogna essere positivi, non al virus. Nella vita in generale si può ancora dire essere positivi. Esatto, dai. Io guarda, per il momento ti ringrazio, ma speriamo alla prossima, dai. E speriamo Dai, di avere risolto anche l'arcano del batterista, no? vabbè, vediamo che si può fare, però secondo me è un caso perso, quindi dai. Però grazie mille per questa intervista, è stata molto piacevole.